Per mettere il Mac in condizioni di avviarsi esternamente dobbiamo configurare il sistema di protezione. Per usare un hard disk su cui installare il nuovo OS avremo bisogno di alcune cose e seguire questa guida passo passo. Avremo bisogno di un hard disk SSD, un case esterno USB-C o Thunderbolt 3 per avere una velocità di accesso simile a quella dell'hard disk interno. Nel mio caso ho utilizzato un case USB-C con il cavo connesso al MacBook Pro 2019. Andiamo dall'interno di Utilities e cerchiamo l'applicazione Disk Utilities con cui formatteremo il nuovo hard disk nel formato APFS. Facciamo Erase, selezioniamo APFS come stato di formattazione e procediamo con la cancellazione del disco. Ricordiamoci che prima di avviare il sistema operativo dovremo mettere il computer in condizioni di avviarsi da un hard disk esterno. Risulterà molto più complesso sotto Mojave rispetto al passato, questa volta per motivi di sicurezza. Per fare questo dovremo entrare nel nostro macOS Recovery System e quindi riavviare tenendo premuto Command R e seguire le istruzioni a schermo. Una volta poi in modalità recovery dovremo poi andare nel menu in alto e selezionare lo Startup Utility System. In questo modo modificheremo le impostazioni di sistema e consentiremo a macOS di avviarsi da un hard disk esterno. Una volta riavviato il nostro Macintosh ci troveremo in questa situazione in cui macOS Utilities ci mostra una finestra. Andiamo in alto, selezioniamo Startup Security Utility e sotto mettiamolo in condizione di Allow Booting from External Hard Drive. Dopodiché siamo pronti per l'installazione del sistema operativo. Selezioniamo l'hard disk che abbiamo appena formattato e procediamo all'installazione di tutto il sistema. Una volta terminato, riavviamo dall'hard disk esterno e siamo pronti per installare i nostri software e testare così Catalina in tutta sicurezza. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio lavoro di diffusione attraverso Patreon. Trovate il link sempre sotto nella descrizione. Per il momento è tutto, ciao, a presto!